Ciao, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, partiamo dalle cose meno importanti in questo momento, e cioè tutto il caos, calcio scommesse, bla 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 bla, Fabrizio Corona bla 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 bla. Mi ha fatto veramente molto ridere il video in cui Corona si meraviglia in videochiamata con non so chi, nemmeno mi interessa, delle foto di Max Allegri che punta al casinò di Monte Carlo, che punta spesso al casinò di Monte Carlo mentre aveva una mascherina, quindi durante il Covid, quando probabilmente era addirittura disoccupato, non allenava nessuna squadra, e poi il fatto che si dicesse che puntava sulla Serie B. Ribadisco, sei disoccupato sulla Serie B. Chi se ne frega, chi se ne frega. E anche se fosse, ci si guarderà di prove ancora una volta. Non ce ne sono, c'è soltanto uno che dice l'ho visto al casinò che faceva, è la mia parola contro la tua, non è una prova. È come dire a mio cugino ha visto che, e non è una prova. Quindi è diventato francamente qualcosa di aberrante, di noioso, di anche schifoso, secondo me, perché a questo punto sembra che si voglia per forza buttare dei nomi lì. Perché? Perché sì. Perché mi hanno detto che, perché hanno fatto cose. Se hanno fatto cose legali, chi se ne frega. Se hanno fatto cose che non vanno a intaccare il regolamento di giustizia sportiva, chi se ne frega. Eppure, quanto pare, si è lì. Concludo questo discorso perché spero che sia arrivato alla conclusione ribadendo un concetto. Perché nei commenti continuo a leggere che la gente mi dice che sto giustificando l'ingiustificabile, che sto difendendo i calciatori. Ragazzi, qui nessuno difende i calciatori. Se hanno sbagliato, pagano. Se hanno sbagliato, vengano squalificati per 1, 2, 3, 7 come Fagioli, magari 16 o 24 come si sta leggendo, o 32 come non si sa ancora, come Tonali. In base a quello che si è fatto, in base alla gravità, in base alla collaborazione, devono pagare. Cioè, nessuno qua sta giustificando, nessuno qua sta dicendo no, poverini, non devono pagare. Perché nei commenti sembra quasi che io sia qui a dire no, perché hanno squalificato Fagioli, sono matti, non lo dovevano fare, poverino. No, è giusto che venga squalificato Fagioli, è giustissimo che venga squalificato Fagioli. Io vi sto dicendo di non distruggere dei ragazzi soltanto perché sono dei privilegiati, e lo sono, perché hanno più soldi del normale, e li hanno, perché non si sa quello che c'è dietro. È una vicenda talmente tanto oscura ancora che non si sa quello che c'è dietro. Non si sa ancora nulla, è quello che vi sto dicendo. È proprio un discorso dal punto di vista umano. Poi che hanno sbagliato e vanno puniti, nessuno qua si è mai messo a dire no, non dovevano farlo perché l'hanno fatto cattivoni, semplicemente questo. Poi il fatto che mi dia molto fastidio il modo in cui sta agendo Fabrizio Corona, beh, quella è una mia personalissima opinione, credo che sia giusto esprimerla, lo penso, e credo che sia giustissimo portarla avanti. Perché ribadisco ancora una volta, se si fanno certe accuse è anche necessario avere un pochettino di prove e non semplicemente buttar lì così della roba ai quattro venti. La Juventus ha fatto un comunicato ufficiale su Fagioli, ve lo metto in sovraimpressione, è un comunicato ufficiale molto bello perché comunque la Juventus riconosce questo problema per il ragazzo, dice che rimarrà vicino al ragazzo per tutto il tempo necessario per riportarlo poi ad essere un calciatore di Serie A, si allenerà ancora all'interno delle strutture della Juve, ed è questo il tipo di atteggiamento che mi piace vedere da parte della mia squadra del cuore. Sono molto contento che la Juventus abbia fatto un comunicato di questo tipo, perché credo che il ragazzo ne abbia assolutamente bisogno in un momento difficile come questo. E ribadisco ancora una volta, ha sbagliato ed è giusto che paghi, però tutto questo bullismo mediatico, questa voglia di giudicare, perché sembra sempre che l'utente abbia voglia di giudicare anche di più di quello che deve, che può conoscere anche sull'argomento, e questa cosa non mi piace. Anche qui, mio personalissimo opinione, credo che sia assolutamente giusto dirlo. Finalmente, quanto è passato dall'ultima partita di campionato, da quanto è passato da quando abbiamo visto la Serie A l'ultima volta? Un milione di anni, c'erano i dinosauri ancora sul pianeta Terra, l'uomo non si era formato. Quel derby di Torino è lontano anni luce. E ritorniamo con un Milan-Juventus da reparto di geriatria, perché
tra infortunati e squalificati, probabilmente c'è da convocare anche qualche ragazzo della next gen. Dovrebbe essere a disposizione Vlahovic, ancora una volta Chiesa sta continuando questo allenamento in disparte, singolarmente differenziato da solo. Non era infortunato Chiesa nel derby, era soltanto un fastidio, non c'era nessuna evidenza dal punto di vista della risonanza che era negativa, andato in nazionale, non ne ha giocato due partite, è tornato, allenamenti differenziati, non ha, sarà a disposizione molto probabilmente con il Milan, o se sarà a disposizione bisognerà valutarlo molto attentamente. Sono un po' preoccupato per la situazione di Chiesa, perché che cos'ha effettivamente Federico Chiesa? L'altro giorno Davon mi ha sfidato, mi ha lanciato una challenge da tutti in the box, e cioè fare una formazione generale di quelli che sono i giocatori di Juventus e Milan in questa sfida. L'altro giorno ho detto d'alta quota, non so se qualcuno mi ha ripreso, non so se perché ho detto alta quota nel senso di classifica alta e crede che non sia ancora ora, ma secondo me è già ora per capire un pochettino dove andremo a parare, o perché alta quota in questo periodo non è proprio un'espressione da citare, ecco. Tutte e due le chiavi di lettura sono corrette. E allora proviamo a fare una formazione combinata dei formazioni dei giocatori di Milan e Juventus. Proviamo a vedere cosa ne viene fuori con quelle che dovrebbero essere le proprie formazioni. Vi lascio un piccolissimo short proprio in questo minutino qua. Probabili formazioni Milan-Juventus. Mazza che schifo, non c'è nessuno, tutti morti o squalificati. Vabbè. Dovessimo combinare i giocatori del Milan e della Juve, come andremmo a giocare? Proviamo a scegliere i migliori tra quelli che abbiamo visto e a fare una formazione con un senso logico. Parto dal modulo 3-4-2-1. Vabbè, 3-4-3, stessa cosa. In porta, Rullo di Tamburi, il terzo portiere del Milan o titolare della Juventus? Teccone viene a casa con noi. Difesa 3 composta da Bremer, centrale difensivo. Ai suoi lati Ciao e Tomori. Abbiamo formato una difesa veramente ermetica, di quelle che picchia sangue. Fisicamente ci siamo. Sugli esterni è un po' difficile, perché Calabria e Florenzi non sono giocatori di spinta. Ed è per questo che a sinistra mettiamo Kostic. A destra non c'è un vero e proprio esterno. Potrebbe esserci Weah, che è in ballottaggio, e quindi ci mettiamo il buon Weston McKennie. Centrocampo, dispiace lasciare fuori Rabiot, ma la coppia Loftus-Cheek e Reinders mi sembra più adeguata. Attenzione agli esterni, perché il Milan è molto forte, quindi non possiamo non inserire Leao e Pulisic ai lati del nostro tridente. E davanti la scelta tra Vlahovic e Giroud la vince il numero 9 della Juventus. Giroud ha sicuramente una carriera di alto livello, ma Vlahovic è il futuro. In panchina, Pioli o Allegri? Grande rispetto per quello che ha vinto Max in passato, ma ad oggi probabilmente andrà a inserire Stefano Pioli. Fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti. Sinceramente, anche solo presentarsi a San Siro con una difesa composta da Bremer, Rugani e Gatti, un brividino lungo la schiena me lo fa venire. Poi se dall'altra parte loro hanno squalificato il terzino sinistro titolare e devono giocare molto probabilmente con Florenzi su quella fascia, giocatore che negli ultimi anni sta facendo molta fatica, e non solo il portiere titolare squalificato ma anche il secondo portiere infortunato, e ci si deve presentare a giocare con Mirante, che è un po' come noi che giochiamo con Pinsoglio, il Milan viene a giocare all'Allianz Stadium e noi abbiamo Pinsoglio in porta, una roba del genere. È un bel peccato, perché lo spettacolo, signori, viene meno in questa partita qua, però è quello il messaggio che voglio passarvi. Sì, noi siamo in difficoltà, sì, Chiesa non c'è, sì, Danilo non c'è, sì, abbiamo una difesa da reinventare, probabilmente UEA partirà dalla panchina per essere un po' lo spacca partita, vedendo quelle che sono le probabili informazioni, ma poi domani, che sarà vigilia, avremo la conferenza stampa di Allegri, inizieremo a capirne un po' di più. Sì, abbiamo delle difficoltà, ma non è che il Milan ci accoglie proprio bello, tranquillo, contento. Poi hanno Loftus-Cheek in dubbio, anche loro hanno avuto dei problemi. Sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi, perché secondo me se la Juve l'approccia un po' come ha fatto con le ultime partite, rischia comunque di fare una brutta figura, perché il Milan dalla cintola in su è una squadra importante, ha delle defezioni, sì, ce le ha, anche toste a cui sopperire, soprattutto perché, vabbè, terzo portiere è molto complicato vedere il terzo portiere nel mondo del calcio, ma ogni tanto accade, questa è la situazione, ma soprattutto la loro forza offensiva di Leao viene sprigionata da Teo, che tante volte stringe e lascia l'ampiezza appunto a Leao. Teo non ci sarà, bisognerà vedere come andranno a riorganizzarsi, ma se la Juve approccia un po' la partita come ha fatto a Bergamo, e cioè andar lì per non prenderlo o non perdere, è il rischio che poi venga fuori qualcosa di brutto, secondo me c'è, anche elevato. Quindi io
l'unica richiesta che faccio alla Juventus ed è un po' la richiesta che facevo già da post derby, poi sono passati 84 anni nel frattempo, sì certo, però è sempre quella, e cioè la mentalità con cui si scende in campo, la volontà di non andare in campo solo per difendere. Dico questa parola, cito questa parola perché l'altro giorno a DAZN è uscita una clip in cui Wayne e Kenny parlavano, l'intervistatore gli ha chiesto che cosa vi chiede Allegri principalmente, loro hanno risposto di difendere, sempre difendere. Tra l'altro McKennie ha un po' palesato del malcontento per la sua gestione, cioè giocare come esterno a destra. Lui vorrebbe essere ricordato per essere un numero 8, un centrocampista di inserimento, che è un po' il post polemico che aveva scritto su Twitter il papà di McKennie, scrivendo che dovrebbe giocare Allegri con Weah ala, quindi largo esterno del 3-5-2, e con suo figlio come mezzala di destra, che è poi quello che abbiamo visto anche con il derby, perché eravamo già in emergenza, e quella cosa lì secondo me ha funzionato anche abbastanza bene. Anzi, credo che McKennie sia uno dei giocatori più propositivi, anzi più positivi della Juventus di questo avvio di stagione, dopo i vari Chiesa e Vlahovic che sono quelli che rubano i titoli e le copertine. Secondo me è giustissimo sottolineare il buon stato di forma di McKennie, e da quanto leggo su Twitter anche di UEA, io non ho guardato nemmeno le partite dell'Italia in questa pausa nazionale, perché non, sinceramente in questo momento parlare di nazionale mi interessava poco, l'ho già detto l'altro giorno, lo ribadisco, in questo momento parlare di nazionale mi interessava veramente molto poco, e ho tanta voglia invece di rivedere la Serie A, di rivedere la Juventus, di rivedere dove andremo a finire, perché è una stagione importante, e queste partite qua in cui comunque anche dall'altra parte si trova un avversario ferito, secondo me sono essenziali per un percorso di crescita coerente a un terzo anno di gestione della stessa guida tecnica, proprio per migliorare l'approccio e la mentalità, perché mi ricordo che negli ultimi anni siamo sempre andati a San Siro un po' per fare la partita molto difensiva, forse un po' troppo difensiva. Quindi quello che chiedo è semplicemente un po' di coraggio in più, perché se andiamo a ricalcare proprio con la matita sulla cartina trasparente quella che sono stati gli approcci degli ultimi anni, alla fine dell'anno non ci divertiamo, non siamo felici. Questa è la mia unica richiesta. Quindi aspetto un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, dai che pian piano finalmente torniamo anche a parlare di campo, di calcio, di Serie A e della nostra amata Juventus.